Fix It, il supporto tecnico della Microsoft. A volte mi capita di sentire qualche persona che ha qualche problema o deve reinstallare dei componenti proprio Microsoft. Io voglio dare un consiglio a tutti quanti: a posto di reinstallare o fare tutte quelle tiritere, se andiamo al link che mi avete in descrizione, in più lo potete vedere anche nel video, nel supporto della microsoft.com/fixit/it, logicamente italiano, troviamo questo supporto di Windows, che una volta lo devo ammettere, fino a qualche anno fa, anzi fino a nemmeno 6 mesi fa, era fatto veramente a cazzo e con i piedi. Invece adesso l'hanno migliorato parecchio, e queste sono in poche parole le soluzioni che possiamo trovare per il nostro computer quando abbiamo problemi. Logicamente sono raggruppate in delle categorie grandi, cioè le maggiori, le categorie madri in poche parole. Dove abbiamo un problema, lui, una volta selezionato, ricerca le aree dove è più probabile che ci sono degli errori. Se andiamo per esempio a utilizzare, ecco, internet, una rete, e cercare nel web, ce l'ho letto bene. Poi che cosa c'è come problema? Posta elettronica, connessione internet, rete, cerca su internet o altro. Ammettiamo che c'è una rete. Qui in basso ci dà il risultato delle nostre ricerche, che sono sia a, diciamo, spiegazioni, tutorial, sia come un programma autoeseguibile da parte di Windows, dove ripristina, in poche parole, non è che fa modifica, ma ripristina le opzioni di prima, perché di certo Windows, quando si installa tutti i componenti e soprattutto che funzionano. È proprio raro il caso che si installa Windows e cacaglia su qualche cosa o non va bene. È molto raro. Il computer non è che di suo, così dal nulla, crea problemi. C'è sempre la mano dell'uomo. Sono rari i casi che prende e se ne va a puttane da solo. Perciò questo programma, questo, diciamo, utility, non lo so come chiamare, viene incontro alle nostre situazioni scaricando il programma. È un autoeseguibile. Una volta che clicchiamo qua, non so quando ci metterà, su questo autoeseguibile, io lo metto a scaricare ma non ve lo faccio vedere, non vi clicco perché è così semplice premere, cioè scaricare e premere avanti. Una volta finita, diciamo, la riparazione di questi fantomatici danni, allora che succede? Succede che dopo, in teoria, dovrebbe funzionare tutto. Logicamente, se abbiamo noi selezionato le giuste categorie madri e le giuste sottocategorie. Una volta fatto questo, funziona. Ecco qui, sto pure mostrando, io sto mettendo adesso la rete, così, via. Se non funziona, c'è logicamente l'aiuto in linea. Non è che viene ti risponde un operatore, è il classico, per quando premi F1, l'aiuto di Windows, che mi pare che nel mio computer l'ho pure disabilitato per risparmiare risorse. Tutto qua. Questo è un consiglio che do per il ripristino delle impostazioni, ma ce n'è di tutto, pure sullo svago, c'è di tutto, c'è, in poche parole. Potete ripristinare singole cose, non un ripristino intero del computer, perché non funziona la rete, perché non ha accettato determinati hardware, ma solo su singole parti. Grazie ancora dell'interessamento, penso che questa video la vedranno ancora di meno persone, soprattutto perché diciamo che pochi guarderanno, non lo so, io spero che lo guardino, anzi se lo guardate vi interessa, iscrivetevi, condividete, mettete fiffo, vai con Sciuterezio pure che copio adesso, e grazie ancora. Sto dicendo grazie. Questa qui è la schermata quando ci sarà il coso, ci sarà la riparazione. Adesso grazie, arrivederci.